Tornano in Italia 60 reperti archeologici di valore inestimabile. Erano stati venduti negli Stati Uniti da trafficanti internazionali. Vediamo i particolari con Emiliano Condò. Ceramiche e sculture, un affresco pompeiano, Ercole Fanciullo con serpente, una testa marmorea di Atena. Dagli Stati Uniti fino a Roma, l'arte che torna a casa. 60 reperti archeologici trafugati negli ultimi anni, recuperati e riportati in Italia. Tutelare il patrimonio della nazione significa anche evitare che le nostre opere vengano depredate e portate all'estero senza le necessarie autorizzazioni. Quindi il ritorno di queste 60 opere è merito del nucleo tutela patrimonio e della collaborazione internazionale. Il risultato è il frutto della collaborazione investigativa tra i carabinieri tutela del patrimonio e la procura distrettuale della contea di New York. Un'indagine durata anni che ha permesso di recuperare beni in parte già finiti nelle collezioni private statunitensi. Reperti frutto di scavi clandestini, in molti casi completamente sconosciuti agli addetti ai lavori. Per alcuni collezionisti è scattato il divieto a vita di acquistare antichità. Una prima stima parla di un valore di circa 20 milioni di dollari, ma il valore più alto, inestimabile, è quello culturale. Che saccheggiano i nostri siti archeologici con furti e scavi illegali. Tombaroli senza scrupoli che saccheggiano i nostri siti archeologici con furti e scavi illegali. Vasi, anfore, statue e monete che poi finiscono all'estero sul mercato clandestino. Ogni tanto però ai mercanti d'arte rubata va male. Oggi i carabinieri in collaborazione con le autorità americane hanno riportato a casa 60 opere dal valore di quasi 20 milioni di euro. Tra gli altri un busto in bronzo finito nelle mani di un collezionista di New York, ma anche questo affresco pompeiano del primo secolo d.C. che raffigura Ercole da bambino e tanti altri bellissimi reperti. Non è finita qui. Nel corso dell'ultimo anno e mezzo abbiamo rinvenuto quasi 600 reperti archeologici italiani. Riportare in Italia questi gioielli, una priorità dei carabinieri della tutela patrimonio culturale, ma anche del governo. Vi ringrazio per essere qui, per aver lavorato davvero notte e giorno per riportare queste 60 opere, ma è soltanto, come dire, l'inizio, perché non lo dico per motivi di riservatezza, ma abbiamo tanti altri progetti da portare avanti. Per troppo tempo opere come queste sono rimaste in musei, case private e gallerie estere, soprattutto americane. La musica però potrebbe essere cambiata. L'impegno del vice procuratore di Manhattan. Promettiamoci oggi di dire a tutti coloro che traggono profitto dalla vendita di opere d'arte clandestinamente rubate, basta. Faremo tutto il possibile per fermare gli scavi clandestini.